Messaggero di Dio sallallahu alayhi wa sallam era misericordioso e clemente quando parlava con le persone. Allah subhanahu wa ta'ala dice nel Quran di lui: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Ora vi è giunto un messaggero, uno di voi. Gli è gravoso ciò che patite, gli state a cuore, ed è dolce misericordia verso i fedeli. E il Dio dice: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. Per misericordia di Allah, che ti sei intenerito nei loro confronti. Se fossi stato duro di cuore, si sarebbero allontanati da te. Assolvili e chiedi perdono per loro. Il suo compagno Jarir ci delizia dicendo: il profeta sallallahu alayhi wa sallam sorrideva sempre quando mi guardava. E il suo compagno Abdullah ibn al-Harith ci delizia anche lui dicendo: non ho mai visto nessuno più sorridente del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Il suo ridere non era eccessivo e non allargava quasi mai la bocca, e quando rideva sembrava spesso un sorriso. Il profeta sallallahu alayhi wa sallam parlava in modo molto chiaro, non velocemente, e parlava così bene che era molto semplice memorizzare il suo dire. Usava espressioni onnicomprensive, e cioè usava pochi termini ma con immensi significati. Spesso ripeteva le cose tre volte in modo da chiarire bene all'ascoltatore e facilitargli la comprensione. Non parlava del più e del meno, ma parlava quando era necessario. I suoi silenzi erano lunghi, erano interrotti solo da ciò che era utile e saggio da dire. Lui stesso ci ha insegnato, sallallahu alayhi wa sallam, che ha fede in Allah e nel giorno ultimo, che dica il bene o taccia. Che comunicazione meravigliosa, sallallahu alayhi wa sallam. Che la pace e la benedizione di Allah siano su di lui. وبكت شوقا إليه.